Sono segandomi, sono finito. Magari non è neanche morto. Perché mi guardi così, ti mettono addosso? Stai attento. L'ultima persona mi ha guardato così, adesso non può più parlare. Ok, allora. Sbush, ma che cazzo aspettavi a ricordartelo? Deficiente. Ciao a tutti, nini, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati finalmente sulla serie principale. Era 70 anni che non tornava sul canale e siamo respawnati, anzi spawnati la prima volta qua. Ok, nel villaggio dei villager. Voi avevate consigliato, perché tu sei qua dentro chiuso? Stai con la porta aperta. E avevate consigliato di rescintare tutto, non solo di mettere le torce, quindi una cosa che dovrò fare. E poi ci sono i vari villager che a cui ho dato il pane, ma non si riproducono sti stronzi. Però no, non c'è nessun farmer. Mi ricordavo che erano di più. Forse qua nascosto, che si nascondevano. Sono segandomi, sono finiti. Magari non è neanche morto. Ah, comunque, se ho dato il pane, voi vi dovete riprodurre. Nel senso, c'è poco da fare. Se voglio dare un nome a Nino 2, gli do un nome a Nino 2. Non posso darti nessun nome, Nino 2, mi dispiace. Vabbè. Bene, allora vi lascio qua un secondo, vado a prendere altro pane e provo a farvi riprodurre. Con il legno farò anche delle staccionate. Avete visto, c'ho un sacco di legno. Vi metto anche una workbench, vi ci metto. Anzi, faccio qua le staccionate e poi vado a fare il pane. Oppure con le ossa faccio il bone meal, con la quale, mamma, quanto se posso fare. Allora, io ho la crafting table, però la faccio qua nel... Attenzione, si guardano intensamente. Sguardi intensi d'amore dei due villager. La metto qui la crafting table, così fate il cazzo vi pare. Ah, per favore, potete procrearvi? Perché mi guardi così, ti mettono addosso? Stai attento. L'ultima persona che mi ha guardato così, adesso non può più parlare. Ok, allora facciamo un recinto che ovviamente parte dall'ultima casa. Adesso ho dei cubi per coprire qualcosa, sì. So che sarà brutto da vedere, ma sti gran cazzi. Ah, le fence, tra l'altro, non so se mi basteranno. Però per ora le facciamo per sicurezza. In teoria basta una, che nemmeno io posso saltare una fence, vedere? No, qui la mettiamo doppia, la fence, che non si sa mai. Qui d'altro possiamo anche stringere poi. Altro, ripeto, non basteranno mai, ma mai, ma nemmeno per errore. Forse altri due stack, forse. Sì, due stack il cazzo, molto di più. Scusa, ti devo chiudere. Scusa, guarda, si guarda intorno a me e dire: che fa, che fa? Ok, ragazzi, stiamo recintando, ce la stiamo per fare. Ok, qua ancora ce n'è un po' di strada da fare. Questa è la fine del villaggio, quindi possiamo iniziare a circoscrivere in questa maniera. Non ho altro stack, manco per il cazzo. Aspetta, facciamo che voglio fare una cosa ordinata. Per ora avete un pezzettino circoscritto. Torno un secondo a casa, poso la roba inutile, prendo il legno e torno. Ragazzi, c'è il signor Creeper davanti a noi, che verrà asfaltato. No, è vero, non basta. Me lo scordavo, sono nella 1.10. Peraltro, c'è anche da andare alla scoperta del nuovo bioma e dei nuovi orsi polari, blocchi, cazzi e mazzi. Magari dopo faccio un salto nella mia mappa, quella creative. Poi nella mia mappa creative, è tipo un'isola. Tra l'altro è spawnata accanto a una di quelle grotte lì dei pesci. Avete capito? Ora raccogliamo un po' il legno come i vecchi boscaioi nel mille. Allora, faccio anche questo episodio però per dirvi una cosa, per chiedervi una cosa. Come feci tempo fa, scrivete tipo un commento, tipo hashtag sbucci attore, di modo che voi diventiate i registi di questa serie. Già lo feci tipo quasi un anno fa, ora, ma non mi ricordo quanto tempo fa. E in base a cosa serviva, perché siccome io non sono troppo esperto, o meglio, c'è sicuramente gente più esperta di me del gioco e anche di cosa poter fare, che può scrivere nei commenti qualcosa, io lo rifarò, essendo come una specie di attore per voi e voi i miei registi. Tipo, voi scrivete il copione e io lo eseguo alla lettera. Ovviamente, ripeto, inutile che mi scrivete come leggo a volte: fai una statua composta da 742 diamanti, vediamo. E grazie al cazzo, ragazzi, non faccio a farla. Però qualcosa tipo di propedeutico per andare verso il Dragon End, di modo che poi una volta sconfitto le posso darmi completamente alle pixel art dopo. Oh, no, che dico pixel art, scusate, alle costruzioni, comunque, che siano per abbellire la serie, per qualcosa di commemorativo per il canale, come può essere, non so, il bottone per i 100.000 iscritti e cose varie. Magari cercate di essere anche belli, cioè se volete fare un commento lungo, se avete voglia, ci mettete un po' di più, fatelo qua, tanto lo leggo lo stesso. Che ne so, incantati per fare il Dragon End, ti servirebbe almeno, che cazzo ne so, una spada con sharpness 6, anche se la spada al drago me la infila nel culo. Poi che ne so, un elmo blast protection 7, sto dicendo cose a caso, però per farvi capire, insomma. Ah, adesso ragazzi si scala solo i cubi. Guardate, non sto facendo il salto ora. Che figata, non lo sapevo. Cos'è questa? Nino 2, ok, sei Nino 2, non più Napoleon, sei Nino 2. Ah, ma allora si fa prima così, già. Ho la chest del legno io, ma vaffanculo. Sbucci, ma che cazzo aspettavi a ricordartelo? Deficiente. Cristo santo, che persona intelligente che abbiamo, ragazzi. Boom, ok, adesso ci dovrebbero bastare per forza, Cribbio, eh. E tutto buggato, è tutto buggato. Oh, oh. Ok.
L'unica pecca adesso di queste cose qui messe per non farci andare i semi è che se ci passa accanto ci monto sopra da solo per sbaglio. La cosa mi fa girare abbastanza i coglioni. Però vabbè, dettagli. Gli alberi sono già cresciuti. Qui c'è il mob spawner meno prolifero della storia. Ti avvicini e saltelli e non cade un cazzo. 3, 2, 3, 2, 3, nulla. Tra l'altro non so se lo sapete, ma sono anche in un episodio della serie principale di Zanzo. Abbiamo fatto un mob spawner praticamente uguale a questo. Cioè, ora, non identico, non a due piani e a un piano solo, ma quello conta poco. Ma le proporzioni sono le stesse, nel suo spawna un mob al secondo, nel mio no. Allora, villager, mentre lavoro vi droppo un secondino il pane, quindi venite fuori. Ok, uno è lì, prendilo. Prendi il pane, ok, l'hai preso. Fatto cagare addosso, tieni, ok, l'hai preso. Scambiatevelo come segno di affetto. Dovete scambiare. Oddio, ah ok, pensavo fosse un mini villager. Nino, tieni, ti do un altro po' di pane. Nino, esci da lì dentro. In teoria dovrebbero riprodurre, ma in pratica non sto facendo un cazzo. Allora, finisco di chiudere e poi mi occupo un'altra volta della riproduzione dei villager. Un secondino. Ovviamente c'è anche un po' di fuoco fuori, un po' di luci fuori, quindi non è proprio un problema, anche se poi rimane uno spazio libero. Oddio, insomma, un po' problema è. Però magari non è che c'è proprio tutta questa affluenza di mob, eh. Oddio, la combo, ragazzi, lo stai, guarda che figo. Pam! Ok, ragazzi, ho finito la recinzione. Le torce sono sia dentro che fuori, quindi non c'è nessun problema. Nino è uscito dalla gabbietta. Ora io per entrare mi farò un buco e poi ripiazzerò un secondino la fence. Se io do il pane a te, Nino, lo do a te. Tutto te lo do, non lo prendere tutto. Mannaggia a te. Vado a mangiare agli altri, su. Su, voglio vedere un mini villager che corre per qua. Dai, lo vedi? Dagli il pane. Perché scappi? Dagli il pane. Dagli il pane! Cristo, non si danno niente. Cribbio. Adesso, Nini, avrete un'inquadratura un po' diversa. Vedete, questo non è il mio villaggio, ma è la creative. Questa qui è il mio, diciamo, mondo in creative. Come vedete, i villager mini spawn. Guarda come sono fighi. Guarda com'è carino. Il mini villager. Guardate quanto sono piccoli accanto ai villager normali. Questa era la famosa fortezza di cui vi parlavo, ragazzi. La fortezza quella subacquea. E volevo farvi vedere, insomma, come si riproducono i villager, per farvi capire che comunque in teoria funziona così. Ovviamente, guardate, cioè io avevo creato un mondo. Ora l'ho fatto in creative, però se non avevo creato un mondo normale, cioè ero morto, era un'isola deserta senza alberi, cioè ma siamo pazzi. Allora, spono un villager, ne spono un altro. Ok? Do del pane a uno e del pane all'altro. Tan 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 tan. Tan tan tan, tiratevi il pane. E qualcuno di voi deve creare questo cazzo di mini villager. Ok? Ok, prendete il pane, testa di cazzo. Tutti il pane prendete, su. Su 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 su. Tutto, prendete tutto. Ok, vedete? È già nato un mini villager. Vedete? L'hanno fatto spawnare. Dai, su. Non fate i timidi. Spawnate questi bambinelli. Bene, comunque ne ha spawnato uno, quindi siamo tutti contenti. Ora ammazziamo lui che era il padre. E mi dispiace, signor grande villager. Ma adesso siamo anche qua per provare i nuovi cubi. Premetto che io non ho ancora manco provato i cubi questi qua. Voglio anche provarli per fare una costruzione. C'è un blocco di ossa, che non è male, è carino. Sembra il gambo di un fungo. Poi ci sono questi mattoncini che sono veramente carini. Figo. Ok, sono carini veramente. Poi c'è il nether wart block. Non so dove cazzo si trova, scusate. Il magma block fa male? Se lo metti lì nel mezzo si può far male. Se lo metto lì accanto a voi fa male? Vi fa male o no? No, non dovrebbe far male. E poi c'è questo cubo qua che non è malissimo, anzi è carinissimo. Cioè io questi blocchi, ok, i magma block sono questi. Ok, e sono molto fighi. Poi che altri cubi ci sono? Come si fa a fare il wart block? Perché ci sono gli wart block? Allora, abbiamo il polar bear. Ok. Che bello. Che figo. Non so cosa mangiate, ma siete fighi. Abbiamo l'endermite. Ah, ok, sono i cagheronzolini quelli lì. Ok, ho capito. Questo è tipo, penso siano tipo dei silverfish dell'end, penso. Vabbè, un po' ditemelo nei commenti. E questo. Oh, che fa? Aia. Che sono delle basi missilistiche. Sono delle basi missilistiche questi osi. Aiuto. Si fanno la lotta di loro, tra l'altro. Che figata. Bravo, guarda l'orso, guarda l'orso. Vai orso, vai orso. Buttalo giù. Vai. Vai orso. Che figata. Dio, senza anche l'orso. Che è un crick questo qui. Oh. Che figata. Quando casco prendo danno, suppongo. No, anche l'orso sta levitando. No, l'ender. No, ho messo un altro. No, questo. Quello che picchia. Picchiate lui, sta levitando anche lui. Mori, mori, devi morire, devi morire. Si colpisce da solo, non vale, non può colpirti da solo. Ok, ditemi un'altra cosa nei commenti, ve la richiedo. Siccome sono completamente, diciamo, all'oscuro di quel che hanno messo. Se c'è qualcos'altro di nuovo, ditemelo nei commenti. Se mi sono perso qualcosa. Esempio, cos'è il Chorus Fruit, cos'è il Poppet, cosa sono questi. Cosa c'è nella 1.10 e non c'era prima.
parte anche la 1.1.4, e che me ne intendessi molto, eh. Va bene, spiegatemi tutto, ragazzi, nei commenti. Questo era un mini episodio. Credo sia un mini episodio. Io credo sia un mini episodio. Comunque non so quanto verrà lungo. So che forse è stato un episodio carico di cose, ma è perché fondamentalmente era tanto che non lo facevo, perché non avevo idee. Tuttora non ho molte idee, ma insieme possiamo riuscire ad arrivare a qualcosa, no? Tanto giustamente il canale, cioè il canale fate parte anche voi, quindi consigli sono sempre ben accetti, commenti lunghi, quello che volete. Quello che vi ho chiesto nel video è quello che vorrei leggere poi nei commenti. Vi lascio un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivervi al canale e passare dei messaggi che sono qua sotto in descrizione. Ci vediamo comunque al prossimo video. Per questo video è tutto, ciao Nini.